Ciao, sono Piero Savastano e oggi vorrei parlare di una domanda che ci si può porre in modo legittimo quando ci si avvicina al machine learning, ossia, ma questa roba funziona o non funziona? E la risposta è dipende, cioè si misura quanto funziona, non è bianco o nero. Non solo si misura quanto funziona, ma si misura anche quanto è l'errore e su che cosa è l'errore. E tutta questa serie di pratiche che servono per misurare le prestazioni di un modello di machine learning vanno sotto il nome di validazione. La differenza essenziale tra la programmazione classica e il machine learning per quanto riguarda l'automazione è che nella programmazione classica si vanno a dare al computer le regole esplicite per eseguire un certo compito. Nel machine learning invece si raccolgono dei dati sul dominio di riferimento e tramite un algoritmo di apprendimento la macchina costruisce un modello di questo dominio di riferimento a partire dai dati. Quindi programmazione classica, regole esplicite, machine learning, regole implicite estratte dai dati. Questa è la differenza essenziale. Proprio perché abbiamo questo apprendimento implicito a partire dai dati, per misurare quanto il modellino funziona dobbiamo ricorrere a delle tecniche specifiche. Parte dei dati li usiamo per far capire alla macchina queste regole implicite e parte li usiamo per verificare che le abbia effettivamente capite. Facciamo un bel esempio e ringrazio Emanuele e Daniele per avermi fatto notare la necessità di non fare discorsi troppo astratti e fare degli esempi. Prendiamo ad esempio il caso di un modellino a cui noi abbiamo fatto imparare l'associazione tra dei testi, delle notizie, ad esempio, di giornalisti oppure dei post su blog, e vogliamo che categorizzi queste notizie in tre: politica, sport e cronaca. Questo tipo di modello si chiama classificatore perché l'input che prende lo veicola, lo categorizza, lo mette in scatoline separate. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una lunga lista di notizie estratte da blog e giornali e associato manualmente ad ognuna la categoria a cui appartiene, cioè ci abbiamo scritto questa qui è cronaca, questa qui è sport, questa qui è sport, questa qui è politica, questa qui è cronaca e così via. Dopodiché abbiamo diviso questo dataset annotato, cioè con associate di risposte, in due parti. Una parte l'abbiamo usata per l'apprendimento e nei futuri video vedremo come si può fare questo apprendimento, per adesso lo diamo per buono, e una parte l'abbiamo tenuta da parte. L'apprendimento genera un modellino, ossia un piccolo programma che, dato in input il testo, mi dice questa qui è sport, questa qui è cronaca, questa qui è politica, quindi categorizza il testo. Dopo l'apprendimento prendiamo il modello e lo congeliamo, ossia non lo cambiamo più, è fermo, non apprende. E andiamo a dare al modellino congelato in input i testi che abbiamo annotato ma che non abbiamo usato nell'apprendimento. Ripeto, parte delle notizie di cui già conosciamo la categoria di appartenenza non le abbiamo usate nell'apprendimento e le usiamo una volta l'apprendimento è finito, per vedere se il modellino è in grado di dare risposte su dati che non ha ancora visto, cioè se è in grado di categorizzare le notizie che non sono usate nell'addestramento, per vedere se generalizza. Costruiamo una bella griglia e questa griglia è fatta così. Da una parte ci sono le risposte vere, ossia quelle che noi abbiamo associato manualmente, sappiamo già che quei testi corrispondono a queste categorie. Dall'altra abbiamo le risposte date dal modello. Ripeto, stiamo sempre lavorando sui dati di testo, quindi sono notizie che il computer non ha visto e gli stiamo chiedendo di categorizzare questi testi. Andiamo quindi a riempire questa griglia, semplicemente contando il numero di casi che finisce in ogni casella. In alto a sinistra ci sono i casi in cui la risposta vera era politica, perché noi avevamo categorizzato manualmente le notizie come appartenenti a politica e il modellino ha risposto politica, cioè in 8 casi. La seconda casella nella prima riga riguarda sempre i casi in cui la risposta vera era politica e il modellino ha detto sport e ci sono stati 2 errori.
Nella terza casella della prima riga la risposta era sempre politica e il modellino ha risposto cronaca una volta. Stesso ragionamento facciamo sulla seconda riga per sport e sulla terza per cronaca. La prima cosa da notare è che sulla diagonale di questa griglia, di questa matrice, abbiamo le risposte giuste, ossia nella prima casella in alto a sinistra 8 sono le risposte in cui effettivamente la notizia era da categorizzare come politica e il modellino ha detto politica. Seconda riga, seconda casella, 5, i casi in cui era effettivamente una notizia di sport e il modello l'ha segnalata come sport. Sulla terza riga, terza casella, era effettivamente una notizia di cronaca e il modello ha detto cronaca. Quindi sulla diagonale abbiamo le risposte giuste. In tutte le altre caselle abbiamo gli errori. Questa griglia ha un nome bellissimo, si chiama matrice di confusione, perché permette di capire dove il modello si confonde e dove invece ci prende. E da questa griglia uno può andarsi a guardare dove sono gli errori e di che tipo sono, non solo, ma si estraggono una serie di misure. Una di queste misure che fa al caso nostro e che è lo scopo di questo video è la misura di accuratezza. Quindi faccio il numero delle risposte corrette, cioè quelle sulle diagonali, diviso il numero totale delle risposte che abbiamo estratto. E ho una misura, ho un numero che varia tra 0 e 1, che è la nostra accuratezza. Ci sono 6 errori in cui la risposta vera è cronaca, ma il modellino dice politica. E questo qui è un indice del fatto che dobbiamo ritornare nel nostro dataset di partenza e magari includere più dati oppure andare a modificare l'algoritmo di apprendimento. Per fare in modo che a partire dagli stessi dati ci sia una prestazione migliore, su questo specifico aspetto. Tornando al discorso di partenza, non abbiamo funziona o non funziona, ma misuriamo quanto funziona. Misuriamo sia dove il modellino ci prende, dove invece sbaglia. Abbiamo anche visto che siamo in grado, dopo aver misurato l'errore, di riciclare sullo sviluppo, nello stesso modo in cui si va a ciclare sullo sviluppo di un software classico, per poter migliorare le prestazioni. Quindi è un processo che parte e viene eseguito più volte affinché non si raggiunge un livello di prestazione che sia considerato decente. L'altro aspetto fondamentale da capire è quello del generico della validazione, ossia non solo abbiamo una misura, ma siccome il machine learning viene fatto a partire da dati, questi dati vengono divisi in almeno due parti, una parte per il training e l'altra invece viene utilizzata soltanto per testare che la macchina abbia effettivamente appreso quello che vogliamo apprenda. Spero con questo video di aver dato una risposta quantomeno iniziale alla domanda se il machine learning funziona oppure no. Abbiamo visto che dipende e spero che il messaggio sia arrivato, che l'esempio sia servito e spero di ricevere dei nuovi commenti, delle nuove curiosità per approfondire nuovi aspetti. Iscriviti al canale, lascia un commento, il feedback è sempre benvenuto. A presto!